Cari amici, buongiorno e dopo la festa della donna prosegue questa settimana, in questo giovedì 9 marzo. Partiamo con una grande carica, con il brano New York, New York, l'orchestra è quella di Giuliano e Baroni. E poi una canzone più dolce e riflessiva, dalla voce di Gina di Magri Disoni arriva Gli uomini non cambiano. Buona giornata. Start spreading the news. I am living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorato, per sbaglio sempre solo la sua figlia sgangherata, e ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti
perché. E invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva non capire perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se un uomo è un brutto e più cattivo, quando è solo ha più paura. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono. La notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi. Ma perché gli uomini che nascono sono i figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale e non c'è, e sono quelli innamorati. Ed eccoci qui come tutti i giorni, pronti per gli appuntamenti consigliati. Vi ricordiamo che questa sera con le nostre telecamere saremo sempre al Nevada per la seconda giornata del Galà delle Orchestre. Vi aspettiamo numerosissimi, fatevi belli e tutti in pista a ballare. E vai con gli appuntamenti danzanti. Palacover Dancing, Nogara, Verona. Tutti i martedì sera, disco liscio, ingresso omaggio donna. Venerdì sera, salsa e baciata in sala 2, Kizomba. Sabato sera, liscio in sala 2, anni 70, 80, 90. Domenica pomeriggio, disco liscio a partire dalle ore 15. Sabato 11 si balla con Raff Benzoni. Circolo 7 Note, lo trovate in via Natta 18 a Settimo di Pescantina, Verona. Tutti i venerdì sera, serata country. Sabato 11 si balla con Miki e la sua Fisa. Per info, circolo7note.it. Continua la rassegna teatrale presso il Teatro Santissima Trinità di Verona. Giovedì 9 marzo, Flavio Aurelio in E ci chiamano poeti. Prevendite abituali. In via Madonna 258 a Bovolone, lo staff dell'Osteria La Madonna vi aspetta per accogliervi in un ambiente elegante e familiare. Le ampie sale curate in ogni dettaglio saranno la cornice ideale per i vostri momenti speciali, sia per pranzi di lavoro che per cene tra gli amici. E ogni mese serata tema con musica e animazione. Gustate l'ottimo pesce servito su prenotazione e lasciatevi trasportare dai profumi di una volta con i piatti della tradizione come selvaggina e carne alla brace. Osteria La Madonna aperta tutti i giorni tranne lunedì sera. Pranzo menù fisso a 10 euro. Sabato 11 marzo serata latinoamericano con la scuola Cuba Linda. Sabato 18 marzo serata karaoke. Per info 340 737 0684. L'altro cielo, il nuovo servizio funebre a Verona per accompagnare i familiari nel delicato momento della perdita di un caro. Onoranze Funebri L'Altro Cielo non offre solo un servizio funebre completo di epigrafi, necrologio, fiori, eccetera, ma organizza insieme alla famiglia il saluto più adeguato per celebrare la vita vissuta del defunto, ricordandone anche le memorie. L'Altro Cielo esegue la finitura cimiteriale del marmo con lapidi, loculi e tombe di famiglia. Onoranze Funebri L'Altro Cielo è disponibile 24 ore su 24 per riti cattolici e civili. Al numero 347 27 89 166. Si trova in via Leonardo da Vinci 31, zona Stadio Verona.
consultate anche il sito www.offlaltrocielo.it. Nella scelta del servizio funebre più adeguato per il vostro caro, permetteteci di starvi vicino e di sostenervi con delicatezza. Con 30 anni di esperienza, Carletti Spettacoli si distingue per professionalità e serietà, dal piccolo al grande evento. Musica, cabaret, personaggi televisivi. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta. Vienici a trovare o contattaci su www.carlettispettacoli.it. Con noi è tutta un'altra musica. E dalla voce di Daniele Amoroso arriva il brano Per dirti sì, l'ascoltiamo insieme. Scrivo la mia vita sulle pareti, la notte quando non mi vedi sono qui. Ed è solo un modo per gridare, gridare senza far rumore l'idea di me. Scrivo la mia vita sulle pareti, i muri neri di città rivivono, ma i colori sono quelli accesi, così domani forse mi leggerai. Chissà, un ricordo può fare disfare, però guarda nelle mie mani, non lo vedi che c'è un fiore fatto di vento che ha raccolto per te, un pensiero pesante che trascino così, ed una scritta sul muro solo per dirti sì. La mia firma sopra i palazzi, finché non mi risponderai io resto qui, col passato che ritorna in testa si apre una finestra sulla follia, la mia. E chissà se il mio ricordo ancora immenso al traffico ti sfiora, chissà, guarda nelle mie mani, non lo vedo che c'è un fiore fatto di vento che ho raccolto per te, un pensiero pesante che trascino così, ed una scritta sul muro solo per dirti sì. In questo mare senza calore, questo mio cuore si perderò l'acqua e poi come una nave abbandonato in mezzo alle maree, le tue. Sulle pareti. E dopo Daniele Amoroso una piccolissima pausa ci sta, ci vediamo tra pochissimo con gli ospiti del giorno, vi aspetto.
Ed eccoci qui puntuali accanto alla nostra cassettina rossa, siamo pronti per trasferirci nello studio dove ci saranno gli ospiti del giorno, ma prima un saluto speciale proprio a voi. Per l'amica Marta di Vilimpenda ci scrive che vorrebbe ascoltare il brano Amore tu dell'orchestra Davis Ballerini. Subito dopo arriva anche Luca Frencia. Celibato sulla strada del ritorno ero un po' sbronzo, il pedale a tavoletta con la musica a manette ed ho visto sollevarsi la paletta. Stavo andando a 180, io gli ho chiesto sia clemente e così m'han ritirato la patente. Mamma,
salvare con la sua benedizione. Corro giù in paese, busso al suo portone. Sono stato un imprudente, ora ho perso la patente e mio amore non mi vuole più sposare. Eccoti la soluzione per riconquistare l'amore. In via Madonna 258 a Bovolone, lo staff dell'Osteria La Madonna vi aspetta per accogliervi in un ambiente elegante e familiare. Le ampie sale curate in ogni dettaglio saranno la cornice ideale per i vostri momenti speciali, sia per pranzi di lavoro che per cene tra gli amici. E ogni mese serata a tema con musica e animazione. Gustate l'ottimo pesce servito su prenotazione e lasciatevi trasportare dai profumi di una volta con i piatti della tradizione come selvaggina e carne alla brace. Osteria La Madonna aperta tutti i giorni tranne lunedì sera. Pranzo menù fisso a 10 euro. Sabato 11 marzo serata latinoamericano con la scuola Cuba Linda. Sabato 18 marzo serata karaoke. Per info 340 737 0684. Con 30 anni di esperienza, Carletti Spettacoli si distingue per professionalità e serietà, dal piccolo al grande evento. Musica, cabaret, personaggi televisivi. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta. Vienici a trovare o contattaci su www.carlettispettacoli.it. Con noi è tutta un'altra musica. Ed eccoci qui, come anticipato, in questo giovedì post festa della donna, non sono sola, diamo un benvenuto a Manuel Bellomi, Giulia Battista qui sul divanetto. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Ben arrivati e bentornati nei nostri studi. Vi stavamo aspettando, ci siamo visti a settembre con Giulia appunto e ci siamo sentiti, ma finalmente qui inizia la stagione, vogliamo sapere le novità di questa orchestra che è Giulia Battista, orchestra Manuel Bellomi. Manuel. Grandi novità, insomma, da... Sì, novità di quest'anno, praticamente la new entry della Giulia Battista. Grande voce, grande presenza scenica. Esatto. E tante belle novità, anche discografiche, sta uscendo il prossimo nuovo album, penso anche per l'estate. Bene. E di fisarmonica e anche riguardante la voce femminile. Perfetto. E... Bene, la tua fisarmonica non c'è oggi, l'altra volta ce l'hai portata. Fisarmonica oggi non c'è e la prossima volta prometto che farò, sto preparando brani per fisarmonica celebri che anche per l'amante della fisarmonica. Sì, perché insomma, è molto, sempre molto richiesta, esatto. Sono veramente molti. Sto scrivendo il secondo brano per il mio carissimo bambino, Gianluca. L'altra volta ti hai dato il primo brano, dunque c'è anche il seguito, esatto. Bene.
siamo curiosi di sentirlo magari durante le vostre serate. Va bene, ok, sì, sì. Cara okay. Giulia, intanto buona festa della donna, anche se siamo il giorno dopo. Anche se siamo il giorno dopo, però l'abbiamo festeggiato con grande déchalance. Dove siete stati domenica 5? Siamo stati all'Ambassadore, che salutiamo tutti, una bellissima giornata, insieme a tutti ci sono stati grandi ospiti, comunque una bella giornata, un bel pomeriggio insieme. Non solo per donne? Non solo per donne, no. Era aperta a tutti, sì. questo pranzo. Vi ha fatto una bellissima domenica, diciamo. Mm-hmm. Bene, bene. Mentre i prossimi appuntamenti cosa ci puoi svelare? Il prossimo appuntamento abbiamo il 17, che siamo venerdì, Ah, cioè. non siete superstiziosi, no, non c'è problema. Fortunatamente no. E tra l'altro è il secondo, era anche il mese scorso, sì. Anche a febbraio. Quindi non è successo niente in febbraio, perché deve succedere questo mese? A me è successo di tutto quel giorno, però, veramente. Mi ero non è di questione tutto del in casa. Giorno. Non lo so cosa sarà. Vabbè, comunque daremo l'appuntamento, diciamo il 17 siamo in Castelgomberto, quindi Vicenza. Poi andiamo avanti in aprile, che comunque si dovrebbe aprire la stagione, mm-hmm. Speriamo che porta sole e tanto amore, come dico sempre io. Esatto. Il 2 aprile siamo a Mugine di Piave, sì? Di Venezia, al Dancing in California. Che facciamo pomeriggio e sera. Benissimo. Quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando. Ancora qualche locale al coperto e poi si partirà appunto la stagione estiva. Dunque grandi appuntamenti, certo. Grandi novità, è ancora presto per parlarne, ma insomma state preparando qualche brano nuovo? Sì. Fate di bello, perché brano sanremese, non si può dire secret. Niente, nulla. Questo nulla. Lo facciamo tutte nelle serate, ci devono venire a trovare. Oggi però è portato due bellissimi brani, sì. Un brano dal titolo Grande. Sì. Lo sentiamo appunto spesso, sì. Dalla voce. Ho voluto fare grande come il nostro pubblico che ci segue sempre, perché loro sono grandi e noi siamo picche senza di loro. Bella. Quindi ho deciso questo. Una bella dedica allora al pubblico in ascolto. Certo. E ricordiamo, se volete richiedere i brani di questa orchestra, potete farlo tramite serinfesta@hotmail.it, chiamando i nostri numeri in sovraimpressione oppure sulla pagina Facebook Serinfesta Carletti Spettacoli. Richiedete pure la canzone del vostro cuore, per una dedica, richiesta, per un compleanno, un anniversario, non lo so. Si può festeggiare qualsiasi cosa. Esatto. Anche fare un semplice saluto, noi siamo qui appositamente per il pubblico, come Giulia ha appena detto. Bene, qualche altra novità, cosa ci potete svelare in questa nuova stagione? Vorrei tornare un po' più magra, drammatizzando, ci prepariamo tutti per l'estate. La prova costume si avvicina. Tutti stiamo sudando, vabbè, ma le donne all'ascolto sono tutte dalla nostra parte, dunque Infatti, è un mal comune. Allora, i frittelli di carnevale sono terminate, sì. Ed ora si apre la bella stagione. Certo. Mi raccomando, tutti di corsa, Giulia, vero? Mm-hmm. Ok. Un'ora tutte le mattine, mi raccomando. Di corsa stiamo andando anche in pubblicità, mi dicono dalla regia, ci vediamo tra pochissimo con gli ospiti del giorno, vi aspetto. Ed eccoci qui, ben rientrati dopo la pausa a caffè. Noi abbiamo fatto una pausa a tè e cioccolatine, a proposito di diete, qui meglio coprire. Giulia. Io ho solo guardate. Giusto, però mi hai chiesto, sono finti o veri? No, sono veri, sono veri. Io solo chiedevo, vero Manuel? Certo. Perché di solito io allungo sempre. E mangio io per te. Ok, bravo, come sempre. E dopo come la metterai durante le feste di piazza, dove ci sono i prodotti tipici? Lì sarà dura, ma le cantanti durante le sagre non mangiano mai. Davvero? Perché devono mantenere la linea, se dopo... devono essere perfetto. Giulia non è d'accordo, non gli torna. No, io mangio, discorso. Guarda, non ho nessun Infatti, problema. Io arrivo sempre che non c'è più niente per me. Io mangio quindi. Sempre. Però attento che tu con la fisarmonica, perché. Ma la fisarmonica è abituata, chiude. Perché con le cinghie si automaticamente si adeguano alla pelle. Che fortuna, vedi, loro coprono. Avete capito con cosa io ho a che fare tutta l'estate? Cioè, io pensavo che lui doveva sopportare me, ma qua mi sa che devo sopportare lui. Ma insomma, lo farà per il mio bene, ma ci sopportiamo entrambi, l'importante esatto. È andare avanti. Beh, giusto, sì, giusto. Dai. Penso che abbiamo fatto anche una bella stagione dell'anno scorso, ci siamo trovati bene insieme, anche perché non è facile andare d'accordo con i maschietti. Davvero. Però posso dire che con Manuel non mi sono trovata in difficoltà, cioè, per adesso va benissimo, stiamo bene insieme. Bene, bene, una coppia sodalizio musicale che va bene. Parliamo invece degli altri musicisti, com'è la vostra formazione, Giulia? Allora, noi siamo in sei, uh-huh. Abbiamo Manuel che sarebbe questo motore di questa orchestra, perché lui diciamo è il capo orchestra, è Manuel Bellomi, dopo ci sono io come cantante femminile, dopo abbiamo il chitarrista, abbiamo le tastiere, grandissimo Giorget, possiamo dirlo, che è una grandissima novità di quest'anno,
Poi abbiamo la batteria e il basso e basta. Per quest'anno basta. Volevo introdurre le ballerine, come tu sai che nel mio stile, però per quest'anno cerchiamo di accontentarci con sei. Poi andando avanti vediamo come va la stagione e qualche ballerina ce la mettiamo anche, perché no? Ma intanto balla tu, Giulia. Sempre. Io ballo, casco, faccio tutto sul ballo. Non c'è nessun problema. No. Io non mi faccio lasciare mai. Niente. Se no, se aspetti qualche anno, è la tua bimba che fa danza artistica, certo, che è bravissima, sì. L'abbiamo vista. Aspettare un po' di più perché è ancora piccolina. È ancora piccolina, però magari d'estate potrebbe fare qualche ospitata in qualche momento. Infatti. Sai, le orchestre devono sempre stupire con il momento particolare, sai, quando si scende in pista, certo. Quando ognuno ormai va di moda anche un po' i fuochi, insomma, ognuno giustamente cerca quello che è, certo. Per attirare le persone. Sì, perché diciamo che quando la gente va fuori la sera, ma fuori prima per ballare, per sentire della buona musica, rilassarsi e perché non vedere delle belle cose, anche se sono familiare, nel senso che tu mi hai detto porta la tua bambina, è bello anche questo perché questo fa emozionare. Certo, la gente piace, infatti quando tante cantanti hanno appena partorito, si parlava prima, che portano sul palco il bambino o la bambina, il nascituro, certo. Insomma... è sempre una bella condivisione con il vostro pubblico, alla certo. Fine fa parte, vi rende... anche se è una cosa un po' privata, però dividiamo questi amori che non guastano mai, certo, vi dire. Rende più umani, perché certo. Se vi vedono sul palco non vuol dire che siete delle figure evanescenti, infatti come tu sai, lui c'è il piccolino Gianluca, che quando vede il papà vuole salire, c'è solo lui. Quindi noi siamo sul palco, diciamo adesso vi deve dare la fisa e siamo un po' sì, vabbè, però va bene anche perché i bambini lasciamoli giocare, lasciamoli certo, liberi, anzi Sarà presente prossimamente, dai, non si sa mai. Beh, mi ricordo l'altra volta che dicevi che la fisarmonica piccola, o mi sbaglio? Sì, certo, ce l'ha, certo. È quel giocattolo, però che funziona in realtà, dunque bello. Bene, dopo questa chiacchierata in compagnia di Giulia Emanuele, noi siamo pronti per lanciare questo brano interpretato da Giulia. Non vedete la fisarmonica di Emanuele, ma ci ha promesso che ce la porterà magari la prossima volta, ma invitiamo ad accorrere numerose le loro serate per sentire della buona musica live, per vedere tutta la carica di Giulia, per vedere tutta la professionalità di Emanuele e la sua fisarmonica e tutti i musicisti pronti per farvi divertire in questa estate che sta per cominciare. No, è prestissimo, è ancora un po' lontana, però insomma noi vi aspettiamo nelle feste del Veronese e non solo. Ragazzi, grazie, buona stagione a voi. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Vai ciao. Con la musica, grande. Lascio un segno per chi ha il coraggio e per chi forse lei. Ora che il resto non ha più valore, l'amore vive anche sopra il dolore. Io l'ho tenuto nascosto qui dentro di me, chissà perché. Credevo fosse soltanto una goccia, ma c'è un mare in me. Sapessi quanto è grande, più della vita importante, lo sento veramente dentro me. Grande, io non credevo, è grande, un vero amore per sempre, lo sento veramente. Dirsi ti amo, l'amore grida per farsi sentire, ma basterebbe anche un filo di voce per dire tutto in due sole parole. Non ho capito l'amore che avevo per te, chissà perché. Ieri sembrava una voce ed invece ora c'è un mare in me. Sapessi quanto è grande, più della vita importante, lo sento veramente dentro me. Grande, io non credevo, è grande, un vero amore per sempre.
E ringraziamo gli ospiti del giorno, ora spazio agli appuntamenti consigliati e tra poco i saluti finali. Palacover Dancing, Nogara, Verona. Tutti i martedì sera, disco liscio, ingresso omaggio donna. Venerdì sera, salsa e baciata in sala 2, Kizomba. Sabato sera, liscio in sala 2, anni 70, 80, 90. Domenica pomeriggio, disco liscio a partire dalle ore 15. Sabato 11 si balla con Raff Benzoni. Circolo 7 Note, lo trovate in via Natta 18 a Settimo di Pescantina, Verona. Tutti i venerdì sera, serata country. Sabato 11 si balla con Miki e la sua Fisa. Per info, circolo7note.it. Continua la rassegna teatrale presso il Teatro Santissima Trinità di Verona. Giovedì 9 marzo, Flavio Aurelio in E ci chiamano poeti. Prevendite abituali. Con 30 anni di esperienza, Carletti Spettacoli si distingue per professionalità e serietà. Dal piccolo al grande evento. Musica, cabaret, personaggi televisivi. Siamo in grado di soddisfare ogni vostra richiesta. Vienici a trovare o contattaci su www.carlettispettacoli.it. Con noi è tutta un'altra musica. E ci siamo arrivati al termine anche di questa mattinata insieme. Io vi aspetto come sempre domani mattina puntuali per terminare insieme questa settimana. Ora spazio la musica di Renato Rizzi e Maurizio Medeo. Una buonissima giornata a voi, a presto. Cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Una stella e una chitarra, primo amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni, piansi ma vi dissi addio. Il destino con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando di casa mia mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio ti amo, ma un'altra primavera chissà quando verrà. Per questo dalla vita vorrei parole tanto grandi e sai perché. Vorrei dirti quanto grande sei per me e portarti dentro il cuore questo brivido che provo quando guardo gli occhi tuoi. Vorrei due mani tanto grandi che potrei accarezzarti,
anche quando non ci sei. È una voce e un ti amo può gridartelo, finché il tuo cuore non mi sentirà. E sopra me l'immenso c'è, immenso come quell'amore mio per te, l'immenso che la fine non ha più, e dentro noi lo sai mai finirà. Vorrei che fosse come i sogni che tu fai, quelli dove non ti sveglieresti mai, e ti fan sentire sopra una nuvola con tutto quell'immenso intorno a te. Ti porterei laddove non sei stata mai, dove i sogni tuoi si incontrano coi miei.